tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video vi farò vedere la mia postazione da gaming. Vista, grazie. Non avevamo i soldi per comprarci una tastiera con il LED, quindi va bene così. E mentre sempre in chiamata. Ma non ci credo, ci ha attaccato tipo la carta igienica, c'ha la dipinta. Appena finisce il video te ne metto uno in coda diretto. Ah, così, ho appena trovato. Però questa è la mia Super postazione. Gamer Italy. Sì. Sedia da gaming, tastiere mouse, le foto di famiglia a tuoi riferimenti, quanto forte parla, 17-16 pollici, 17-16 pollici, oh veloce, veloce che dobbiamo giocare a Fortnite, stacca Dio beh, postazione da gaming, date un voto da 1 a 10 nei commenti. E beccate sto cazzo, per favore! Vai dietro! Entra! Non entra! 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 Adesso entra! Non entra! Ti chiedo di guardare il suo canale, i video e le thumbnail. Un po' tutto. Era così grosso sto trapezio che mi si è slacciata la scarpa. E potenza. Come si chiama il canale? Super Gamer Italy. Ah, Super Gamer Italy. Che a me cioè appena finisce il video non posso più. Scompaiono subito, sì. È per far spazio nei server, sai quanta gente sì, che sì. Ok. Super Gamer Ita. Allora, la mia postazione gaming unboxing materassino gonfiabile per un pigiama party Lex Goskis. Perché sto strapezzo? Grazie per tanti iscritti. Imaranza. Guarda le thumbnail sotto. Sto guardando, sì. Auguri Gohan. Scritto così. Filippa è morta. Filippa è la mia nuova amante domestica. Dai, ho trovato un video. Ho rotto il mio telefono. Top miei 10 momenti divertenti. Top rimasti. Mi hanno dato una nuova lucertola. 3 motivi per cui dovrei essere famoso. No, Rick! Aspetta, hai il video Gorilla Tag, primo video su VR, dove ha messo finalmente... No, aspetta, thumbnail. Quanto tempo fa è? 6 mesi fa. Sono a 6 mesi fa adesso. Come hai detto che si chiama? Sono tutti 6 mesi fa. Va più su. Gorilla Tag, primo video. Guarda là, quello prima. Reagiamo al cringe. Reagisco... reagiamo al cringe. Reagisco ai video più cringe di tutti YouTube Italia, me ne sono pentito. Ok. E Luigi ha fatto la verifica. Mi fa piacere. Sono cambiati in meglio video importanti. Aspetta, voglio vedere questo video qua. Pierluigi ha fatto la verifica, sono curioso. No. Va bene. C'è anche il video della sua ragazza. Ho messo Pierluigi. Non facciamo così molto bene. Ciao Pierluigi! Quando è arrivato mi devo muovere. Tutto bene Pierluigi? Ma Pierluigi è il pupazzo. Ho visto dei voti. Oh no, cavolo. Nella pagella. Sei stato promosso, brava. Finalmente dopo un mese ti è arrivata la verifica? L'aspettavo con ansia. Lo so che lo aspettavi con ansia. L'hai fatta bene, sei sicuro? Sì, sono sicuro. Sicuro tu. Allora, voto buono, 8, ok. Buono, minchia buono, buonissimo. Partiamo con il primo esercizio, bravo, vedi? Ok, vediamo cosa che ti ha chiesto. Risolvi la seguente moltiplicazione. 3 per 3, 9, giusto. Bravo. Bravo. Prossima. Cos'è? 15 per 2. Quanto fa? 5 per 2? 10. 30. Bravo. 15 per 2. Voglio capire il fine di questo video. Poi, prossimo esercizio. Risolvi. Lo so, Kat.
Adesso lo metto. In colonna le seguenti moltiplicazioni. Con la prova. Quindi, se hai sbagliato... Con la prova cosa vuol dire? Ti devi dimostrare... 2 per 2. Ah. Come lo dimostri? Lo per fa 4. Perché è uscita la banda nera la sotto? Anche a me. Giusto, 4. Bravo. Che prova devi fare 2 per 2, 4? Cosa 4. Devi provare? 8, ok. Qua invece risolvi le seguenti divisioni. Quanto fa 10 diviso 2? 5, bravo. E la 5 prova? Diviso 5? Non lo so quanto fa. Non lo so. Va bene, come fai a non saperlo, ma vabbè. Vabbè, dai, non sei perfetto. Invasione di campo. Sì. Nemmeno orrenda. È andata anche abbastanza bene. Finito così. E ora c'è la sua ragazza. Ma che video è? Priscilla. Te lo rimetto se vuoi. Rimettilo. Priscilla. Lo posso rimettere? Sì. Priscilla. E poi c'è quello subito dopo questo della sua ragazza che si chiama 27 maggio 2023. La thumbnail è lui che sta saltando in aria, è in volo, e l'ho messo perché volevo vedere un attimo. Tieni. Ah, oddio, lui è Pierluigi. Ah, il proseguo di quello di prima. No, Pierluigi. Il proseguo della ragazza, in realtà. L'avevo visto tutto ragazza da solo. Pierluigi, sì. Pierluigi, perché non ricambi il mio l'affetto che provo per te? Perché non ricambi per te? Adesso salta, eccolo, questa è la thumbnail. Ecco, vedi? Sium! Stalloni, urlo del Sium! Ah. Vedi il wrestling, Mauri, cosa fa male? Sì. Pierluigi. Mi segue Blur. Mannaggia. Niente. F in chat per Pierluigi. C'è anche un tutorial. Si chiama tutorial. Allora, questo è per un mio amico. Ah, okay. Chi non sa come fare video, andate qui, no? Prendete un video a caso. Ah, per video. Come questo. Cosa... Anche video... Avevo un video a caso. Cioè, la parola condividi. Ci sono tutte le robe dove devi fiscale @gmail.com. Io la condividerei lui nel loop. Vabbè, YouTube. Ok. Qui subito ti do il trasporto, non devi fare niente, basta fai così e a posto. Pizza. Boh. Piazza. Emoji della pizza. Bombast side. Criminal. Ha fatto anche tre motivi per cui dovrei essere famoso. Si dura 15 cazzo secondi. Questo. Quindi 5 secondi a motivo. Li rascia, sentiamo. Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove dico dei vari motivi per cui dovrei diventare famoso. Non dovrei avere 58 iscritti. Ho fatto più di 100 video. Ho il canale da un anno e quindi è tanto. Tanto sono divertente. Non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti, è vero. E beh, il canale da un anno, Mauri. E tu da quanti anni ce l'hai il canale? 15? Sono 12. 12. Vabbè. Sono curioso. Benvenuti in questo nuovo video. Non si vede. Sì, no, questo faccia, sono non io. Non si vede, peccato. Cos'è molto sta roba? Bello. Gorilla Tag Guerre. Ma è una speravo si vedesse anche lui dal vivo. Ah, ok. Purtroppo no. Non è da dire che cazzo sia sta roba. Vabbè. Ma non so cosa sia Gorilla Tag. È un gioco, suppongo. Boh, non l'ho presente. Fammi, voglio un attimo guardare che altri Filippa video. Filippa è morta, metto io. Ah, ma devi mettere la parte prima. La mantide. Ok, prima che ci dica la brutta notizia. Perché Filippa e la mantide gli hanno regalato. Filippa, la mia nuova mantide domestica. Vai. Ciao, benvenuti, aiuto. Benvenuti, un attimo, fatti vedere bene, Filippa. Filippa, fatti vedere bene, Filippa. Aiuto, fatti vedere bene, Filippa, Filippa, non farmi arrabbiare, Filippa, Filippa, non mi fare arrabbiare, Filippa, Filippa, no. Filippa. Vabbè, ciao a tutti, benvenuto, aiuto,
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Oh no, c'è una zampa un pochino storta, a posto. Riuscirà a dire una frase? Non si vede niente, però qua c'è no. Filippa, la mia nuova mantide. Perfino, perché sembra così grande dal video? Invece è minuscola, è tanto così. Vi faccio vedere. È morta. Niente, Filippa è caduta. Filippa, non devi cadere però sul tablet, Filippa. Cioè, vi faccio vedere. È un mio mignolo, quindi è minuscolo. È minuscola, l'ho trovata adesso andando dal barbiere, praticamente. L'ho trovata adesso e sì, ogni volta che vado dal parrucchiere trovo un animale nuovo. Adesso ho trovato questo. Niente, ciao. E poi il sequel. Filippa è morta. Filippa è morta. Filippa è morto di caldo. Di Cal. Mi aspettavo una loro un po' più intricata, invece no. Vabbè. Povera Filippa, ci dispiace. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ah, sono il flauto per la seconda volta. Userò non per c'è la prima. Prima volta. Ah, è flauto. La prima. Magari la suono due volte. Questa. Un attimo, aspetta. Credo che questo sotto serva per sì bloccare, tipo non suona più in teoria. No. Serve a pulirlo. Vedrò per la prima volta, almeno cerco di suonarlo per la prima volta. Questo è il buco dove si soffia in teoria, quindi... Ok. A meno non era sparato. Questo è il mio, se non sbaglio. C'è qualche esperto che mi sa dire che cos'è questo? Vai a studiare a scuola. È un buco. Every time. Look around. Pensa a fare lezione con una classe fatta di persone questo come lui. Mamma mia. Mi sparerei io. L'ho appena imparato, devi fare questo. Nel buco questo. Cioè nel buco, questo. Nel buco questo. Questo buco devi fare così. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho reagito per la prima volta con voi. Questo ho reagito. Flauto. Cos'hai reagito? Ho reagito a flauto. Assolutamente non copiato dal video di Super Leors 12. Ah, c'è un altro super? Ti super sono. Auguri GonGT. Ma c'è un video un po' più corposo? Quello del flauto, Maranza. Dai, era... Dopo I Maranza, vai, Maranza. No, prima metto, l'ho appreso alla lettera, voglio capire cosa intende. L'ho appreso alla lettera. Sì, allora, stavo dicendo, praticamente, stavamo dicendo che io... I miti sono racconti inventati. Sono racconti inventati e sono fuori. Sto facendo il video! I Maranza. Dobbiamo parlare dei Maranza. Anche i bambini piccoli. L'altro giorno stavo in giro con un mio amico normalmente, okay, e mi trovo sto bambino qui. Che ha lanciato la palla e ha detto: passate bro, ma ci avrà 8 anni, la passiamo. Non il come lui che ne ha 9. Dice, fai più attenzione, lui barca lo stasti. Che cosa hai detto? E fa così, barca. Poi mi sono persi nel mondo di Garda. Devi fare barcallo con le Nike. Ci troviamo l'altro sul grumpetto, tutto così. Non so, manco Robocop. Andavano così con le Nike slacciate. E li prende il laccio per sbaglio. E lui fa così. Inciampa. Cosa succede? Hai fatto qualcosa? Sei nato storto? Lo so, ma no! Ferocito, ti svegli? Ma ti faccio così, ma ti svegli. E inciampato poi gli altri suoi amici. Scannen, you're scannen. Sei uno scanner. Un sasso ti Senti. Buco. Ma che cosa vuoi bucare? Cosa vuoi fare? Vabbè, ma erano semplicemente marocchini. Non... Un grande, è un grande.
Ma quindi sei picchiato col maranza marocchino? Non ho capito. Però ti metto l'unboxing del materassino adesso. Aspetta, buongiorno a tutti. Grazie mille Fasterone per il sub, molto gentile. Grazie il signor Baffo per i 25 mesi. Bentornato. E grazie mille anche a Mago Merlino Official per il sub. Benvenuto Mago Merlino. Quest'oggi. Farò unboxing di sto materasso gonfiabile per un pigiama party in Capodanno senza luce. E praticamente sarà molto bello. Dovrei avere già spacchettato. Già lo sai, hype. Adesso il mio assistente andrà a prendere la pompa per gonfiarlo. Ecco, lo intravedo, vedete questo qua? No, madonna, ma c'è lui. Eccolo qua. Vediamolo. Eccolo qua. Che puzza di plastica! È un vero gigante. Ma dai, è cortino. No. Chissà cosa farà da grande questo ragazzino. Che lavoro farà? Il padre deve avere un'anima grandissima. Sì. Va bene così. Chiudi bene, sennò si sgonfia di nuovo. Direttore dei giornali. Mi faccio vedere il risultato. Sto per svenire. Volevo per due ore. Ditemi. Serve. Poi. Oh, fatto. Oddio. Ma come si. Cioè. Sì. Si può saltare. Oddio, bello. Qua. Non si vede. Questo. Fantasmagorico. Ciao. Spero vi sia piaciuto. E comunque c'è un sacco. E poi il bello è che dura un po' questo video, quindi. Se vuoi ce n'è uno potente. Vai, mettilo. Esplorazione in una villa abbandonata. C'è quella che qui dice in 6 secondi cosa sta per fare. In 16 secondi. E poi lo fa, di 6 minuti. Fantastico. Non è da solo, tra l'altro. Incredibile. Ciao a tutti. Oggi pomeriggio faremo un'esplorazione. Io e un mio amico. Che fidatevi di me. Durerà tanto, però ne valsa la pena. Tipo... in una casa abbandonata vicino a casa del mio amico. Ciao. Eccolo qua. Ciao. Benvenuti in questo nuovo video. Che c'è Mattia di Luca. Mattia di Luca cameraman. Non è un gran cameraman, se fa il in verticale. Dietro, ti tiro un botto di bastonate. Che lo diventi questo? Ah, ci torneranno i barboni. Ragnatele. Controlliamo dopo Ciccione. Controlliamo dopo Ciccione. C'è la cucina. Vedete come si sente? Cucina. Mi deve riprendere il cameraman. Il cameraman non lo sta riprendendo. Sembra un video di Gianmarco Zagato. È un bene o un male. Lui li fa. Sono più veri questi, mi sa, quindi sono meglio questi. Ah, ok. Guardate. Ed è subito Matteo Montesi. Andiamo di sopra. No, vieni. Dobbiamo esplorare sta base. Cosa bisbigli? Non state andando in mezzo delle degli animali. Ok, boh. Poi è tutto sfocato, non si vede niente. No, sono le interferenze elettromagnetiche nella zona. Ah, ok, sì. Ora fa come Zagato che tira fuori il conduttore per i mostri Geiger e vedi che sputano i mostri. Ma io non li guardo i video di Gianmarco Zagato, non so cosa faccia. Non so cosa ti perdi. E sono video belli? No. Quindi vale che li vedi. Ah, puoi metterne uno, Mauri, se vuoi. Parte ci sono le tre rotti. Fammi cercare. Qua, meglio che chiudiamo. Guardiamo un video di Gianmarco Zagato. Siete felici?
Che poi io trovo quello che avevo visto io. Allora, racconto un piccolo aneddoto. Io ho conosciuto Gianmarco Zagato lo stesso giorno in cui ho conosciuto Lars, allo stesso evento. Era il 2017, ed è lo stesso giorno in cui ho conosciuto Luis. Perché praticamente nel 2017, a settembre 2017, c'è stato questo evento a Bologna, che non mi ricordo come cazzo si chiamava, è dove io e Lars ci siamo conosciuti, ci siamo visti al vivo la prima volta. Non mi ricordo come si chiamava sto evento, però era un evento di... come si chiamava l'app prima di TikTok? Dove facevano i balletti. Vine. No, non era Vine. Era un'altra. Musical.ly. Musical.ly, ok. Musical.ly si chiamava, ecco. Ed era un evento di Vine Influencer. Visto che era a Bologna, avevano invitato anche Lars, se non sbaglio. E hanno detto... E Lars mi ha scritto su Facebook, perché comunque... cioè ci conoscevamo, nel senso sapeva anche ma allora mi ha scritto, mi ha chiesto se volevo andare con lui a questo evento qua, o dice perché non conosco nessuno, dico oh sì va bene, ed è lì che ci siamo conosciuti io e Lars a settembre, e c'erano tutti questi che facevano i musical.ly, più io e Lars, più Gianmarco Zagato, più Luis, c'era anche Luis che poi ha cantato sul palco ciao sono Luis, tra parentesi, vabbè, grande momento epico. E c'erano tutti questi, quelli che oggi si chiamano TikToker, però facevano musical.ly. E c'era anche una mia amica, cioè che conoscevo, che faceva musical.ly, e mi ha presentato Gianmarco Zagato, che era un suo amico. Allora niente, ho fatto amicizia con Gianmarco Zagato, ci ha messi a chiacchierare e basta. Poi non avevo idea di chi fosse Gianmarco Zagato, l'ho scoperto lì. Non avevo mai sentito meglio. E niente, quindi questo è quanto. Che qua, Super Gamer Italy, quello di prima. Sì, l'avevo visto prima. Anche Giacomo, la Pierluca, la ragazza, sì. Pierluigi e la ragazza, e torturiamo Luigi. Jerry. Adesso li mettiamo in tre. Allora, abbiamo Pierluigi alla ragazza. Ah, ah, un panda, la ragazza, è Pierluigi. Ciao Pierluigi, sono tornato. Quindi... Pierluigi, chi è questo? Pierluigi? Pierluigi, chi è? No, è la mia ragazza. Com'è la tua ragazza? Ti ha dato un cazzo. E non mi dici niente. Seriamente, adesso qua stava fuori di casa. Mai più la vedi. Mai più. E chi sei tu? Vai via. Mai più. No. Sempre qui. Tutti, che nessuno mi ha chiesto nemmeno il permesso. È lui il capo. No, ha infilzato la ragazza. Fuori. Ha infilzato la ragazza di Pierluigi. È un vicino. Due palle, sempre sti intrusi. E riguardo a te, Pierluigi? Eh? Ma, Pierluigi? Pierluigi, what are you doing? Te andare fuori di casa per 26 giorni. 26 senza mangiare. Giorni. E guai a te se entri, eh? No, no, no! Finalmente è andato. Premeditato. L'ha ucciso, Mauri. Ha ucciso Pierluigi col coltello. No! Ogni tanto torniamo su questo canale, che secondo me... ha un sacco di perle. Secondo me escono cose. Poi c'è torturiamo Jerry. Ciao, benvenuto. Posso rivederlo? Grazie. Ciao. Posso rivederlo? Benvenuti ancora? In questo. Ciao. Benvenuti in questo. Nuovo alert. Tortureremo Jerry. Cos'è una sveglia? Non fanno a rompersi? Degli uccelli in casa. Priscilla. È Pierluigi. Niente ragazzi. Stupendo.
Il 27 oggi 2023, bellissimo, colui che sta saltando. Posso rivedere la mia ragazza, per favore? Vabbè. Mauri! Se non altro. C'è la degustazione. C'è la degustazione. Metti subito. Allora, prima mettiamo la mia ragazza. Ok. Priscilla. Allora. E poi abbiamo una cena astrobella. Astrobella. Cena astrobella. Allora, ciao. Sono qua a mangiare pasta all'arrabbiata. Assaggiamo. Oh, hai il mood delle degustazioni. Ma sembra pasta all'olio quello. Potente degustazione di pasta all'arrabbiata. Ah, troppo piccante! Tom, mi ha scorreggiato. Scorreggiato, sì. Ah. Very, very nice, very good. Questi vivono già da soli, è sempre così. Very, very... Molto piccante. Very, very. Ma buona. Don't mi essere skip, scrivi di. Vedi? Sta cantando quello dello Skibi di Toilet. Ti ho detto, Rick, io te l'ho detto. Conosco tutti. Tutti tranne te lo conoscevo. Sono l'unico sul pianeta Terra a non conoscere le mode. Io te l'ho detto che lo Skibi di Toilet gira. Ma sai perché, Mauri, sai perché non conosco le mode? Perché io non guardo TikTok. Perché sei sano. È questo, perché no, non c'entra TikTok, fidati. Ma su Instagram non ti escono queste cose. YouTube, è nato su YouTube. Ah sì? Usciva ai bambini quella roba lì. Ah. Dopo non ci sarà più niente. Io sono un pazzurdo, lo so. Guarda. Comunque ho già un iscritto in più. Ah. Mm. Ok. E ora? Bob, vedi una vagina. Ne voglio ancora. Non ce n'è più. Mi dà del cheeseburger. È proprio giusto. Grana. C'è per... Ok, grana. Assaggiamo anche il formaggio, no? Qua ne ho tante fette. Cos'era quella cosa che si è messa in bocca prima? Pecorino sardo, sardo pecorino. Ma non è grana. Che buono. Oggi non l'ho mangiato tanto, quindi avevo la lama media arrabbiata. E sono arrabbiata. Ricordiamo se hai deciso un formaggio al mondo, il pecorino sardo? Che te lo ricordi davvero? O il grana? Sto la prendo, guarda. Tu sai, Mauri, qual è il primo formaggio al mondo? Deve essere il parmigiano o il grana? Non mi offendere, è ovviamente il parmigiano. Ah, il parmigiano. È tipo... È tipo una spanna sopra tutti gli altri. Poi c'è il secondo... Il grana è più giù, in teoria, sì. Molto buono il formaggio. C'è buono, lo sburga. Sing for the... Sta facendo i meme, è partito. È davvero il top 1 rimasto questo. Sì. Mi stai facendo dei versi ambigui e basta. Basta. Via. Non te la puoi a Natale, sì. Ho cenato e ora sono felice. Ciao. Non è vero. Ciao. Ciuccio. A ciuccio. Ok. A sto punto mancano 9 minuti, resisto. Top rimasto, Mauri. 9 minuti. Cazzo, è vero, mancano 9 minuti. Si spacchetta 2, attenti a mio fratello cattivo, lo sconfiggerò tra poco.
Anzi, il titolo di Dragon Ball di una puntata. Scontro micidiale con mio fratello. Dai. Ce l'abbiamo, Mauri. Devi dire qualcosa prima che io ti riduca in mille pezzettini. Oh. Tanto così mi... Stai molto tranquillo che quello a ridurre in poltino sono io a te. Stai tranquillo. Aspettate, no, scusate. No, io sono molto arrabbiato con te perché... Perché... Sì, no, no, stai tranquillo. Oh, arrivo, sto arrivando. Stai molto tranquillo. Sei molto cattivo. Non so quanto... Ah, no, non ci credi, guarda, mamma mia. Non sono cattivo, Guarda, io no. Cosa cazzo è sto che mi batti, ma io non sono sicuro, Come sono gemelli vestiti uguali, ovvio che sempre, ragazzi. Non dire le bugiarde. Ragazzi, su via. Non sei più forte di me, io sono... Non ti credo. Senti, io sono più forte di te. Oh, attenzione! No, un altro nemico. Il padre che dice, vabbè. Tanto tra poco inizierà il combattimento. Sei pronto, Guarda, attenzione! Ha, ha. Hey! Non ti guarda la faccia del padre! Che dice, che cazzo sta facendo mio figlio?